Cioè gli scafisti, ma anche i trafficanti di esseri umani. In questo momento la merce ha fatto morire. Li avete arricchito gli scafisti. L'ho lasciato finire, abbia la cortesia almeno di far finire il pensiero a un'altra persona. Poi se vuole la discussione, sono la prima che non ho paura di confrontare. Io parlando i dati definitivi dello scorso anno, sì, per cui i dati definitivi ignora un dato, sono che i siriani in... non si identificano. Scusi, non era lei quello che diceva che bisognava far finire a parlare le persone? Ma se dice che... Aspetta un attimo, che questa non me la voglio perdere. Il buon Fedriga, che ha bisogno della curva nord per essere difeso, vi prego, questa non la posso... la trasmissione è cominciata da mezz'ora e questa risparmiatemela. È libera manifestazione di pensiero. Non è libera. Questa è libera paraculaggine, dai, no, Fedriga, dai. La tifoseria, dai. Si parla di almeno un minimo, vi prego. E quindi io mi domando però, tornando sul tema, perché tutti oggi siamo indignati, e anch'io lo sono, ovviamente, per la foto del bambino morto sulla spiaggia, che è un dramma, e nessuno però si indigna per i milioni di bambini morti in Siria grazie all'embargo messo dall'Occidente, che non fa nemmeno portare le medicine. Driga. Troppo comodo piangere un morto là e non piangere quelli che quella foto lì è colpa di tutti, non escludiamo nessuno. Quella foto lì è lo specchio delle colpe di tutti. No, io non sto in sto gioco, Gianluigi. No, è lo specchio delle colpe di tutte. Non è colpa di tutti. Noi dell'informazione, voi che fate propaganda, la politica non fa propaganda. Dico le mie idee. Quella roba lì, scusa, no, te lo dico. Hai anche le tue colpe. Io le mie colpe. Quella morte lì è la morte di una... Vuoi sapere quali? Sì. Siete la classe politica che ha delle responsabilità. Che ha delle responsabilità, così come noi abbiamo delle responsabilità, benissimo. E in qualche modo quella roba lì è fuori dal mondo. Benissimo. Non può esistere quella roba lì. Responsabilità. Punto. Cerchiamo di dare una risposta perché queste cose non avvengano. Ma sì, siamo tutti dentro lo stesso circo. Siamo tutti dentro lo stesso circo. Ma certo. Siamo tutti, perché c'è qualcuno che non ha proferito parola sull'embargo in Siria, c'è qualcuno che non ha proferito parola su due genitori con la mamma incinta bruciata. C'è sempre un qualcos'altro. Non è qualcos'altro. C'è sempre un qualcos'altro, no? E la persecuzione quella morte lì come tanti altri, ha dentro la responsabilità di ciascuno di noi. Nessuno escluso. Là c'è la Turchia che li perseguita e la Turchia vuole entrare nessuno in Europa. Nessuno escluso. Non è nessuno escluso. Ci sono differenziazioni con orgoglio. Io la penso così. Tu sei più santo degli altri, va bene. Se tu sei esente da responsabilità rispetto a quel fatto. Penso però che chi vuole farla toccare la Turchia in Europa, che persegue il popolo di quel bambino, sia più colpevole. Siete stati al governo. Lei ti ha fatto una domanda. Sì. Quella esperienza di governo è stata fallimentare. Punto. Sì, perché altrimenti prima di Salvini non prendevate il 3-5%. Cosa c'entra? Non c'entra nulla. Noi abbiamo dato risposta alla disoccupazione. Ma abbiamo bloccato la riforma delle pensioni. Ma che film l'hai visto? 4 punti in meno. Cazzo, Berlusconi e Bossi dovevamo cambiare l'Italia. Non abbiamo fatto un cazzo. Va bene, sempre colpa nostra. E complimenti. Ma non abbiamo fatto un cazzo. Ma cosa stai dicendo? È peggiorato in modo drammatico la situazione. E infatti quell'esperienza lì ha dei dati fallimentari. Ma ho capito, con Monti che è arrivato al governo non ho letto da nessuno. Ma lascia perdere, non devi insegnare a me cosa ha fatto e cosa non ha fatto.